Nuova edizione delle nostre breaking news in apertura alla pagina della cronaca. Tragedia questa mattina a Firenze all'interno di un cantiere per la costruzione di un supermercato. A seguito di un crollo, due operai sono morti, tre feriti e altri tre sono dispersi. Questo è il primo drammatico bilancio. Cambiamo argomento, la politica adesso con la prima uscita del candidato del centrodestra di Cortona, Nicola Carini. La prima mossa nel prossimo consiglio potrebbe essere quella delle sue dimissioni dalla massima carica istituzionale. Ed infine andiamo a Civitella, dove è stata inaugurata una nuova pista ciclopedonale realizzata con materiale sostenibile, un investimento complessivo di 350.000 euro. Con questa ulteriore opera, il comune della Val di Chiana è sempre più slow e sempre più rivolto alla cosiddetta mobilità dolce. È tutto per questa edizione. Per continuare a rimanere informati, il nostro sito teletruria.it.